La giornata in occasione del simbolo del Movimento 5 Stelle che è stato depositato al Viminale è di nuovo la presenza di Beppe Grillo che torna appunto insieme accanto a Di Maio a Casaleggio e ancora una volta ovviamente assalito dai giornalisti come è normale che sia. Risponde sulle alleanze, mai noi siamo puri, sarebbe come se un panda potesse mangiare della carne cruda. Dunque, su almeno questo tema, insomma, questa è la parola definitiva, Grillo. Allora sì, noi alleanze, come abbiamo sempre detto, non ne facciamo, questo per spiegare ai cittadini italiani che oggi le alleanze che ci sono state fra i partiti, e lo stiamo vedendo anche adesso in questo valzer di coalizioni e di candidature, sono alleanze che si fondano su gestione di potere e gestione di poltrone. Allora, quello che è importante invece è dare anima a una politica diversa, che si fondi su delle priorità per la società e per i cittadini italiani. Quindi quello che noi faremo, se avremo la possibilità naturalmente di fare un governo, è quello di proporre dei punti politici, programmatici, che porteremo all'attenzione di tutto l'arco parlamentare, coloro che avranno il senso di responsabilità di volere migliorare la vita dei cittadini italiani saranno sicuramente persone con le quali noi potremo portare avanti politicamente, quindi con i numeri della democrazia parlamentare, questi numeri. Le alleanze intese nel senso di scambio di poltrone, di ministeri, di nomine, non ci appartengono e non ci apparterranno mai. Senza polemiche, perché anche tanti stessi attivisti del Movimento 5 Stelle sono rimasti amareggiati, delusi, indispettiti, chi voleva entrare e non è entrato, chi è stato tirato un po' per la giacchetta. Lei come la giudicherebbe questa pagina parlamentare? Ma guardi, io la giudico molto bene perché credo che siamo stati l'unica forza politica ad avere fatto fare una selezione democratica ai propri iscritti. Stiamo parlando di quasi 9.000 candidati, quindi un numero enorme, credo che non ci sia stato mai una situazione simile in Italia, e che ovviamente sono stati fatti dei filtri di qualità in base a dei regolamenti perché vogliamo garantire a chi poi voterà il Movimento 5 Stelle di avere i migliori in assoluto all'interno del Parlamento. Quindi 9.000 candidati mi sembra che il numero fosse veramente grande e quindi c'è stata un'amplissima scelta. Io vorrei rispondere invece alla Lega che dice che noi non vogliamo governare. Evidentemente la Lega conferma, come noi già immaginiamo, che per loro fare alleanze o fare un governo significa scambiare poltrone e potere. Poi, guardi, mi faccio dire una cosa, perché io da libera professionista sono stata massacrata dal sistema fiscale del signor Berlusconi, quindi che loro ora stiano pensando alla classe media e ai liberi professionisti, mi sembra un po' tardino perché ci potevano pensare pure prima, quindi queste promesse di chi già ha governato e non solo non ha fatto niente, ma ci ha letteralmente massacrato, favorendo invece coloro che guadagnavano con redditi al di sopra dei 100, dei 150 mila euro l'anno, mi sembra insomma poco credibile. E poi, visto che avete parlato di giustizia, mi sembra anche molto evidente che la Lega e Forza Italia, visto che l'ho visto con i miei occhi in Parlamento, hanno una visione totalmente diversa, perché la Forza Italia è totalmente garantista, probabilmente vorrebbe che i criminali vadano in giro tranquillamente a delinquere, la Lega invece è molto più restrittiva da questo punto di vista. Quindi mi sembra che le divergenze di queste forze politiche siano enormi e scoppieranno tutte una volta che come coalizione verranno elette in Parlamento. Garavaglia. Ma su che cosa? Beh, non lo so, su quello che vuole lei, insomma, la giustizia ha Perché? parlato chiaro, la Grillo l'ha detto, io da passato di imprenditrice sono stata tartassata dall'imposizione del governo Berlusconi, insomma, mi sembra che ti abbia dato abbastanza spunti, se vogliamo però La Grillo è procediamo molto giovane e quindi ha lavorato solo negli anni di tartasso totale del PD e quindi la capisco benissimo da partita IVA. per ora. No, no. Però quello è tutto frutto da Monti in poi abbiamo visto.
visto che cosa è successo, una catastrofe dal punto di vista fiscale. È una scelta, quella della sinistra, normalmente di risolvere i problemi di bilancio alzando le tasse, ma tra l'altro lo si vede anche a livello locale, uno basta che guarda, confronta. Ma però io credo che ce l'avesse con la vostra gestione, no? Grillo, mi dica lei, perché io non entro nel merito ovviamente della sua età e quindi del suo esercizio professionale da imprenditrice, però... dica lei a cosa si riferiva. Io dal 2003 ho la partita IVA, quindi, esatto. Quindi io ho la partita IVA dal 2003, quindi non è assolutamente come dice il collega. Gli scaglioni che sono stati fatti per le partite IVA sono da pazzi, uccidono tutta la classe media. Per noi liberi professionisti è impossibile lavorare, perché su 100 euro che guadagniamo lo Stato ce ne succhia più del 50% per non avere nulla in cambio, perché peraltro come donna di più, peraltro dico poi abbiamo tutte le spese di studio, di segreteria, beh, lasciamo stare. Grillo, ci parlo come donna. Qual è la politica capitale? Questa è una novità. Quindi... Grazie. Grillo, ci può ricordare quale sarebbe il programma fiscale del Movimento? Noi abbiamo in programma proprio una revisione degli scaglioni IRPEF che tende ad alleggerire proprio tutta la classe media. Tutta la classe media che è stata quella che ha mantenuto il paese, che ha mantenuto anche quelli che guadagnavano cifre da capogiro, perché che non si coprireste può pensare con cosa, Grillo, 200.000 euro così deve... per fare chiarezza? Abbiamo un programma di coperture, una parte delle coperture sarà la tax expenditure, la revisione della tax expenditure, una parte delle coperture sarà invece una spending review che abbiamo preso in parte da Cottarelli e in parte da altre scelte, altri studi che abbiamo fatto. Tutte le parti del nostro programma hanno una copertura che verrà resa pubblica e che già è stata in parte resa pubblica parlando per esempio del reddito di cittadinanza in varie occasioni. Quindi tra l'altro noi non parliamo a vanvera, ma parliamo con i numeri, perché abbiamo studiato attentamente tutte le nostre proposte. Senta, Grillo, oggi Beppe Grillo ha parlato di una fase adulta del Movimento 5 Stelle che inizia ora, intendevo ovviamente con questa tornata elettorale, con il voto che verrà espresso dagli italiani il 4 marzo. Purtuttavia molti rappresentanti importanti vengono scelti, diciamo, dalla società civile, e lui ha parlato di tecnici, anche detto i tecnici stanno sempre e sono sempre stati dietro i politici, quindi è giusto che sia così, ma non sembra un po' una missione di una mancanza di preparazione dei vostri attivisti? No, allora è importante dire che la scelta ovviamente di candidare negli uninominali anche persone che fino a oggi avevano lavorato dietro le quinte è anche una forma di riconoscimento nei confronti di coloro che ci sono stati vicini senza chiedere nulla in cambio, e di questo ne siamo profondamente grati e crediamo che possa essere anche bello poter dare la possibilità a queste persone di entrare con noi in Parlamento e di poter agire direttamente laddove finora magari hanno agito solamente come consulenti o come suggeritori. Quindi io credo che al contrario sia assolutamente un attestato di stima che noi diamo appunto a tutti coloro che ci sono stati vicini in tempi non sospetti e per chiaramente non avere qualcosa in cambio. Quindi io trovo che queste l'evoluzione sia un momento di crescita e che per questo sia anche suscettibile di grande apprezzamento anche da parte di coloro che ci guardano dall'esterno e che ancora devono scegliere se votarci o meno, per fare capire che siamo molto aperti nei confronti della società, molto di più di quanto qualcuno ha cercato di far sembrare. Massimo Leoni? Grillo, è d'accordo con alcuni commentatori che parlano di una... ultima chance per il Movimento 5 Stelle, nel senso che ora aggiungete il famoso 40% per governare da soli, immagino, visto anche, sentite anche le dichiarazioni di Grillo di oggi, oppure c'è un pericolo di sfaldamento del Movimento che non reggerebbe a un'altra legislatura di opposizione dura e pura al sistema. Cosa pensa di questo? Guardi, a noi ci davano diciamo morti il secondo giorno di legislatura già, e invece adesso siamo arrivati fino a qua. Io credo che sia in verità, fatemelo dire, l'ultima chance per il Paese, e lo dico con cognizione di causa, perché io ho già vissuto le elezioni siciliane. Quello che abbiamo assistito alla vittoria della coalizione di centrodestra ha portato in Sicilia una vera e propria restaurazione. Già solo il fatto di avere Miccichè presidente dell'Assemblea regionale siciliana la dice tutta, cioè, quindi abbiamo visto i bisonti, i dinosauri della politica tornare
dopo anni ed è stato veramente una disfatta. Allora io credo che l'Italia ha una chance, questa chance è quella di cambiare questa società e cambiare questo paese. Quindi se di chance parliamo e di chance che viene persa, quella chance secondo me la perderà il nostro paese. Questa sarà la cosa che mi dispiacerà più di tutto in assoluto, questo perché noi non nasciamo per vincere, per gestire poltrone, per gestire potere, noi nasciamo proprio perché la classe politica che ci ha preceduto ha fallito totalmente, quindi è per questo che siamo nati ed è per questo che siamo così forti. Ancora i 5 Stelle, insomma, sull'euro qualcuno ha detto avete avuto una posizione un po' ondivaga, anche se è stata ben chiarita ultimamente, quindi non torniamo sull'euro perché Di Maio ha parlato, insomma, mi sembra abbastanza chiaro, no? Non è il momento. I migranti climatici, per esempio. Per esempio, ma comunque sulle politiche suggerite da Bruxelles, prego Grillo. Mi sembra che siamo stati i primi in questa legislatura parlamentare a porre il tema del rapporto dei singoli membri dell'Unione Europea con l'Unione Europea, quindi quello che ha detto il collega della Lega non ha veramente alcuna validità. Poi io dico, a me quello che mi fa impazzire è sentire qualcuno che già ha governato, quindi che già ha fatto tutta una serie di cose, adesso svegliarsi all'improvviso e cominciare a dire ora faremo, ora diremo, ora vedremo. Poi mi faccio dire che sulla Sicilia io con molta, diciamo, umiltà, non credo proprio che riuscirete a fare quello che pensate di poter fare, per un semplice fatto, perché le persone che hanno portato la Sicilia a quello che è oggi sono tutte belle sedute sulle proprie poltrone, quindi questo non succederà. Allora, quando si parla di cambiamento, il cambiamento deve essere reale e il cambiamento lo fanno le persone, quindi se tu non cambi le persone, che sono quelle che gestiscono e che amministrano, non cambia un bel niente. Poi dico al collega che io non mi sarei impegnata 5 anni della mia vita se non avessi pensato che volevamo andare a governare. Noi, lo tranquillizzo, vogliamo andare a governare, ma vogliamo andare a governare in maniera onesta e senza fare inciuci con i partiti, perché anche questa cosa della coalizione per me è un inciucio, perché chi ha un programma va unito, non c'è bisogno di essere tutti singolarmente. Abbiamo visto in Sicilia cosa è servito avere le singole liste, è servito a recriminare un posto, una poltrona, ecco cosa servono le coalizioni. Allora avete lo stesso programma, unitevi, fate un partito unico e andate in campagna elettorale con un partito. Perché fate la coalizione con i partiti diversi? Per reclamare poltrone, esattamente quello che è successo in Sicilia. Allora il Movimento 5 Stelle è un partito, un programma, le persone hanno quell'immagine, quell'indirizzo ed è quello che sanno che potrà cambiare questo paese. Quindi rassicuro tutti che noi vogliamo andare al governo e come se vogliamo andare al governo.